perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo 12° episodio dell'Extreme Crazy Rock Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo assistito alla mirevole trasformazione di un Volcarona in un Pidgey e abbiamo catturato, ragazzi, un Pokémon che adesso è nelle riserve, ma è davvero fortissimo, sia uno Skarmory che praticamente con tipo 8 livelli sotto i nostri Pokémon ha una statistica che è migliore di tutti gli altri. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace. Sto registrando subito dopo lo scorso episodio perché sì, sono in vena. E quindi, ragazzi, visto che io sono in vena, siatelo anche voi, lasciate un bel mi piace. Proviamo a raggiungere i 250 like per questo episodio. E ragazzi, prima di iniziare, oggi andremo verso la cava pietra elettrica, penso si chiami così, non mi ricordo. Sta di fatto che, ragazzi, per prassi, attiviamo il nostro bellissimo repellente, visto che nello scorso episodio la cattura su questo percorso l'abbiamo già fatta. Via! Avviamoci verso un futuro radioso e verso una leva Pokémon che mi affronta così dal nulla. Per crescere forti non c'è niente di meglio dell'allenamento. Perfetto, te lo dicono dalle elementari, ma tu lo stai spacciando. Antoniette, perfetto, Vaporeon, ottimo così, per iniziamo bene questo episodio. Vai Surge, ho messo davanti lui giusto perché mi piaceva mettere davanti lui, mi piaceva l'idea, il concept di mettere davanti lui. Allora, siccome tu mi stai per aprire il culo, mettiamo Mankey, che è un tank, e resistiamo. E resistiamo. Sì, resistiamo. Mi ha letteralmente fatto Mi ha tipo spostato una cellula della guancia. Sì, pietra taglio, raga, questo qua deve avere una difesa della Madonna, tra l'altro, perché, Cristo Dio, se mi togli così poco con oscuro tufo, a meno che magari non gliel'abbia randomizzato con 20 di potenza, però mi sembra un po' strano. Comunque, devi avere perlomeno una compensazione in difesa, niente male. Axiu, rompiforma. Pietra taglio, muori. Aio. Ok, perfetto, raga, che bello, Mankey. Che bello, Mankey. Cioè, poi sarà scarso in attacco quanto vuoi, però Mitsuga è un tank. È un tank. Guarda che non gli fanno niente neanche le mosse super efficaci, raga. È un panzer, lo usava Hitler nella seconda mondiale, madonna. Allora, qui abbiamo un bellissimo antro nascosto. Io direi, raga, che se c'è qualcosa di utile. Che delusione, come direbbero alcuni poeti contemporanei. Oh Gesù, che schifo. Perfetto, io ci speravo di fare una cattura qua dentro. Non volevo prendere Ladybug in qualche episodio fa, però ragazzi, una cattura nell'antro la vorrei fare, perché io la considererei cattura degli antri. Ne possiamo fare una in tutto il gioco. E starò attento a vedere chi mi viene fuori, perché raga, Ladybug assolutamente no. Cioè, c'è tutti, veramente tutti. Mi va bene anche, guarda, Agumon mi va bene, però lui no, cioè davvero. Oh Cristo. Oh Cristo, adesso ci sono tipo i fungus o i fungus, non mi ricordo come si pronuncino, che sono in giro per la mappa e ti danno fastidio come se non ci fosse un domani. Movimento sismico. Aia. Aia, ok, perfetto. No, è vero che movimento sismico fa il livello e non IPS. Che idiota. Madonna, se facessi Marcellus Manager che ti manda in campo Celebi. Queste cose qua succedono sicuramente. Oh, oh, oh. Che belle. Quando succedono queste cose, raga, non vi viene voglia veramente di gridare, di andare a accendere un cero in chiesa e di ringraziare il divino? Che belle cose, davvero. Dovrei trovare un luogo di culto in casa mia per il divino. Ci stavo pensando adesso. Allora, fermi tutti. Fertil Colla. Questo a quanto è quotato? Dai, vediamo chi è. Ah, no, ok, loro non sono randomizzati, interessante. I funghi non si randomizzano, discriminazioni, direi che t'ammazzo anche così salgo anche di livello. È perché io me le devo guffare tutte dalla prima all'ultima ste cose, tutte, tutte. For, dai, muori. Se avessi perso un Pokémon in questa maniera, vi giuro che mi sarei dato ai vlog.
Avrei cominciato a fare i vlog della mia giornata. No, tua madre bufalo. Tua madre bufalo, cosa ci fai lì? Comor, ti prego. Non mi scassare le palle, veramente. Non è giornata. Ho rischiato di perdere il mio Jolty. Non è giornata. Il mio Eiffel ho rischiato di perdere. Ma che poi io cosa le dico a fare queste cose? Che tanto può cominciare. No, non ho un secondo. Dio. Ragazzi, queste cose qua sono quelle che odio della quinta gen. Bellissima gen, però il fatto che mi devi dare la MN Surf, ma quanto ti voglio bene, ma perché non ci sposiamo domani? Ma io ho già fatto le nozze, ho già il vestito da sposa, faccio pure la donna se vuoi. Quanta potenza? 125 di potenza, raga, sta mossa qua è tipo Gesù bambino anche lei. Perfetto, allora. Che bello il fatto che laghi l'emulatore a caso. Oggi c'è veramente uno spettacolo. Bulbasaur, perfetto. Direttamente da canto, signori miei, questo Bulbasaur è pronto ad aprire il culo al nostro Bernard, che però non si farà sicuramente attacco così a caso. Interessante, perché mi ero dimenticato che in questa gen prendevano e utilizzavano gli attacco X come se fossero spazzolini per lavarsi i denti. Non so che metafora brutta ho fatto, però dettagli. Allora, non so nemmeno perché mi siano venuti in mente gli spazzolini da denti. Le relazioni tra Pokémon e Pokémon... Non so leggere! Cosa sono le relazioni tra Pokémon e Pokémon? Clamperl, vai, il Pokémon Pearl, perché è deficiente proprio, vai, forza, eliminiamolo. Che poi sì, no, perché poi arrivano i professoroni. Lo so che si dice Pearl, lo so benissimo, ne sono consapevole, grazie. Allora, muori. Vedete, a comando su certe cose. Mamma mia, sono potentissimo. Mia boss. Che tipo, cioè lei quando è una cosa sua è, lei dice, è mia. Vabbè. Basta che, allora, Mamoswine, caro mio, tu che ti sei estinto qualche era glaciale fa, estinguiti di nuovo. Ok, perfetto. Adesso un bel ombra artigli e andiamo a casa. No, niente, deve essere più veloce di me. È un Mamoswine col peperoncino al culo, evidentemente, perché gli ho diminuito la velocità e localizza. Ecco, se questo qua mi fa una cosa come puro gelo, impazzisco. Ok, finché fai localizza vai benissimo, davvero, sei perfetto finché fai localizza. Ah! Adesso si spiegano molte cose, perfetto. C'aveva la distorta zona, ok. Spada mistica. La madonna. È 80 su 95, questo è 60 su 90 con critical. Rintoccasana potrei anche tenerla in realtà. Io toglierei ombra artigli, raga. Comunque ha una precisione minore di spada mistica ed è meno forte, anche se farebbe i critical. Però boh, ce l'ho già delle mosse che fanno critical, quindi direi di evitare. Pokéball, super pozione, inutile, perfetto. Tu, assorbacco e pelle arsa sono abilità che sicuramente non troveremo nei Pokémon qua, perché figurati se la randomizzazione ce ne mette qua uno. Ma figurati proprio. Change, è il tuo momento. Fammi... Ho perso il filo del mio discorso, raga. Ho totalmente bypassato quello che stavo dicendo. Allora, no, ti devi levare, zio. Io non ne posso più di funghi che mi si avvinghiano ai piedi. Manco fosse il mio cane alle 7 di mattina. Uno scolaro o un breeder, come... Vai in una scuola privata per caso? Cioè, c'hai la riccanza, non lo so. Cioè, voi vi immaginate? Ok. Cioè, immaginatevi, no? Questo scolaro che si presenta in classe e tipo il professore fa: tirate fuori i vostri Pokémon. Arriva il bambino con Bidoof. Arriva quello con Rattata. PAM! Rayquaza! Perfetto, signori. Lo scolaro con Rayquaza. Nuovo cinepanettone. Che Natale è passato, però il cinepanettone noi lo facciamo lo stesso, perché noi abbiamo il nostro calendario merdaico. Un calendario merdaico mi mancava nel culto. Perfetto, vai, via! Olè, livello 36 anche per Change. Ho tutti i Pokémon a livello 36. Io, raga, dovrò allenarmi per la palestra di Anemone, perché i capi palestra, non so, sono fortissimi. Non riesco a capire se sono fortissimi nella gen oppure se ho alzato i livelli tipo dei capi palestra, perché tipo io contro gli allenatori normali sono altissimo di livello. Poi arrivano i capi palestra e non si sa perché muoio. Tanto fallisco sicuro. Cos'è successo, signori? Assurdo che io non abbia fallito. Avevo 65 di precisione con volo. Cioè, i miracoli della vita proprio.
E questo gioco non è ambientato a Lourdes, io ve lo dico, non è ambientato a Lourdes, quindi John Frog, fammi vedere che la tua potenza equivale a quella di... Oddio. Signori, non ci credo, non posso credere a ciò che è appena successo. Lo vedete tutti, lo scettro del divino. Questo è un segno, un altro dei tanti. Il divino vuole che uno del nostro team prenda le sue redini in questa nostra missione. E ovviamente, signori, non posso che darle all'eroe. Il divino ha delegato il suo potere a John Frog. In questo momento John Frog è praticamente allo stesso livello del divino. Ha ottenuto l'oggetto del potere. Signori, io penso che a breve incontreremo il divino. Signori, io penso che a breve il divino si paleserà, perché questo non è altro che un segno, e noi potremo catturarlo, perché esiste la merda close che ci permette di prenderlo ogni giorno, ogni notte, seghe spagnole. E quindi, signori, questo evento sarà importante per la nostra challenge. Io ho paura a continuare. Oh! Aspettate, c'è Cobalion, è vero, no? Parlando dei veri Pokémon leggendari, mi ero dimenticato di sto Ebete. Perfetto, ciao, è stato un piacere. Se dovrebbe arrivare tipo un vecchio. Allora, pure il saggio, è perfetto. Ross, verde, giallo e blu, via, dai, forza. Sì, sono Cobalion, sono Virizion, quindi adesso se tornassi indietro potrei catturare anche Virizion. Ti levi? No, che poi non è vero, dovrei tipo andare... Sì, lo sappiamo tutti di Gekis, la trama di sto gioco la conosciamo tutti. No, non è un caso che Cobalion è apparso a me. È tipo 20 anni che stanno facendo i giochi Pokémon e non è mai un caso che appaia al protagonista. Abituati. Sicuramente non ci incontreremo dei ferro, sì, dalla cava pietra elettrica, ma questi sono altri discorsi. Sì, mi piacerebbe andare lì. La tua squadra ha bisogno... Ole, lo sapevo che c'era qualcuno che mi avrebbe curato. Allora, tu bimba, cosa hai un'utilità? Una pietra brillo, perfetto. Che sono le pietre che si ubriacano, infatti sono brilla. Ok, ottimo così. Possiamo proseguire... Ah, ma tu non sapevo della sua esistenza. Perfetto, affrontiamo anche lui. Signori, davvero, tra poco potremo incontrare il divino. Sarebbe incredibile. Abbiamo ottenuto il gambo. In questo momento John Frog ha la potenza di 1000 cavalli. Ed è pure poco 1000 cavalli per lui. Mamma mia, preveggenza, ma che cosa vuoi prevedere? Ma che cosa vuoi prevedere? Ma qui l'unico vero profeta è Rocket. Ma cosa vuoi prevedere? Va, via. Pelipper, perfetto. Lawrence Botanist, ottimo, buono sapersi, signori. I Pokémon Ranger che diventano improvvisamente degli scienziati laureati all'università della vita. Non mi fare male, ma tu non puoi fare male a John Frog, signori. John Frog ha ricevuto il potere di Dio. Questo episodio si chiamerà probabilmente il potere di Dio o qualcosa del genere, non lo so come si chiamerà. Mi ha appena dato una bacca pesca. Io, raga, sto veramente a morire. Allora, noi non abbiamo Surf, invece sì, e possiamo anche insegnarlo a qualcuno, secondo me. No, no. Giù, vi giuro che non era quello che volevo fare, ve lo assicuro. Allora, io volendo potrei insegnare Surf e potremmo andare... Allora, potrei insegnarlo a te, ad esempio, al posto di Bruciatutto, che tanto non lo uso mai. Ti insegno Surf, che è pure... Ah no, però aspettate, ha cambiato il tipo, io sono stupido. Infatti è di tipo normale. Io mi sa che non ho un Pokémon di tipo normale. Vero? Allora, però Bernard dovrebbe essere abbastanza tosto da questo punto di vista. Quindi se io gli levassi tipo un... Ma dai, via, rintocca sana, se non la utilizzerò mai nella vita. Che pippe mentali mi faccio? Quando mai utilizzerò rintocca sana? Se mi paralizza il Pokémon lo switch e via. Madonna, allora... Sì, utilizziamone un altro, grazie. Allora, Surf lo posso usare? Perfetto, signori, ok. Perché sto facendo tutto ciò, ragazzi? Perché, a parte che qua... Ah, non c'è uno strumento nascosto, buono sapersi. Perché da questa parte, ragazzi, ci sarà una caverna dove poter eseguire la nostra cattura. Oh, buongiorno anche a lei. Corpo scontro, poi vediamo, ragazzi, come... Anzi, vediamo adesso come è conciata. Allora, c'è sempre stato un problema di fondo con la cava pietra elettrica, signori. Che, ragazzi, praticamente... Ok, di tipo spettro, un corpo scontro di tipo spettro, un fantasma che vi attraversa, interessante. No, dicevo, ragazzi, di solito io non riesco mai a finirla per tempo. Quindi, ragazzi, mi sa che mi toccherà stoppare l'episodio prima, perché altrimenti finisco a metà della grotta ed è un casino. Allora, adesso la grotta non mi ricordo bene come si faccia ad esplorare, ragazzi, però
Credo che credo che comunque non ci convenga andare troppo a fondo non avendo flash. Quindi facciamo finire il nostro repellente e poi facciamo la nostra cattura. Raga, questo episodio lo farei più corto, perché altrimenti davvero mi toccherebbe finire in mezzo alla grotta. Nel mentre cattura uno Zapdos. Voi spiegatemi come faccio adesso a catturare uno Zapdos. Allora, dai, non penso di shottarti con mega assorbimento, vero? Aia, ha fatto malissimo. Octazooka, attenzione, Zapdos versione Octillery. Allora, in teoria con mega assorbimento non ti uccido. Ok, perfetto, l'ho portato a vita 1, vai così. Veleno spina, aia, non mi avvelenare, ok. Fermi tutti, con molta calma. Ah sì, ho preso 20 Ultra Ball fuori parte. Raga, se prendo Zapdos sarebbe un comeback incredibile. Non ci credo. Non ci credo, non ho messo, vi giuro su Dio, non li ho messi cheat. Non li ho messi cheat. Pokémon di tipo volante, io non li ho messi cheat, ve lo giuro. Ve lo giuro. Non ho messo cheat, non so come farvi vedere che non ho messo cheat, ma cazzo, non ho messo cheat. Li sto prendendo tutti al primo colpo, raga, sono fortissimo. Allora, lo chiamiamo Thunderbird. Se ci sta. Thunder... No, non ci sta. Lo chiamiamo... Allora, visto che non lo chiamo Thunderbird, lo chiamo... ACDC. Allora, lui, se non sbaglio, l'avevamo ottenuto... Uno Zapdos l'avevamo ottenuto non su nero 2, ma su nero, se non sbaglio. Lo chiamiamo ACDC, raga. Ovviamente non sto neanche a dirvi perché gli ACDC, cioè, nel senso, bella lì. Se non li conoscete, andate ad ascoltarli. Cazzo, sono uno dei gruppi rock più famosi della storia. Se non li conoscete, potete anche andarvene a fanculo, per quanto mi riguarda. Scherzo, vi voglio tutti bene. Però penso che comunque più o meno tutti conoscono gli ACDC, quindi non credo ci sia bisogno di spiegare. Allora, ragazzi, allora, ripeto, io non so se andare a fare adesso la... Allora, ragazzi, niente, concludo qua l'episodio, non solo perché se entrassi nella cava pietra elettrica non riuscirei ad uscirne per tempo, ma anche perché, ragazzi, come avete visto nel video, ci sono dei problemi di lag della codifica di OBS che non riesco a capire. OBS è il programma con cui registro, per inciso, quindi meglio che stoppo qui l'episodio, anche se un po' più corto, ragazzi, così almeno poi nel prossimo vedrò di sistemare, forse il computer che sta esplodendo, non lo so. Comunque c'è un problema al PC che vedrò di risolvere. In ogni caso, questo episodio si può concludere qua. Io spero comunque che vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi dispiace davvero per questo episodio più corto, ma non posso farci niente, vedete che lagga a caso. E niente, io vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E mi raccomando, ragazzi, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Inoltre, ragazzi, mi raccomando, la DDG qui sotto. E ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.